Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Un punto appunto sulla situazione del Sudan, che sembra effettivamente molto grave. Non sono stati soltanto gli italiani a essere evacuati, naturalmente anche altri paesi europei hanno, proprio in queste ore, hanno completato l'evacuazione dei loro connazionali e personale delle ambasciate. Che cosa sta succedendo, Natalie Tocci? Effettivamente è una situazione così pericolosa? Sì, è una situazione così pericolosa e peraltro, diciamo, l'Italia, l'Europa, ma se vogliamo il mondo ha un pochino ignorato in tutti questi anni, no? Ricordiamo che in Sudan c'era stata, diciamo, la grande promessa di una transizione democratica quando al-Bashir è stato scalzato dal potere nel 2019. C'è stato questo primo periodo appunto di transizione a un governo democratico civile, una promessa che poi è stata tradita con il colpo di Stato militare nel 2021. Dal 2021 ad oggi, o meglio dal 2021 a quando è scoppiata la violenza di fatto tra forze militari e paramilitari, quindi diciamo è quello che stiamo assistendo, è uno scoppio di violenza all'interno del regime militare stesso. In realtà di Sudan si è parlato poco o niente. E non a caso adesso ci si ritrova in una situazione in cui il massimo di quello che si può pensare, sperare di fare è quello che sta avvenendo, ossia evacuare i cittadini italiani, europei e di altri paesi occidentali. Però diciamo tutto questo per dire che le leve reali che abbiamo sul paese sono praticamente nulle, e sono praticamente nulle perché un paese è una situazione che abbiamo sostanzialmente ignorato, nonostante, ripeto, ci fosse una reale possibilità di transizione democratica, soprattutto nel periodo 2019-2021. Mario Giro, si teme che possa